Bisogna sempre incrociare le dita, però non possiamo non osservare i dati eh, che non sono solo opinioni. I dati ci dicono che negli ultimi due anni e mezzo la regolarità in Toscana è migliorata di tre punti, ci dicono che sono entrati in servizio 62 nuovi treni, ci dicono che abbiamo firmato un contratto che ne farà entrare in servizio altri 37 nei prossimi 4-5 anni, ci dicono anche che ad Arezzo avevamo un treno dell'alta velocità soltanto la mattina per andare a Roma, da dicembre con l'entrata in servizio di altri 2 ne avremo 6. Credo che questi siano fatti importanti, poi il nostro impegno è per migliorare, ma credo che effettivamente ci sia la possibilità anche per i pendolari di eh, approcciarsi come dire, al servizio che li porta a scuola o al lavoro con maggiore dignità e con maggiore certezza di poter arrivare in tempo.